Ciao a tutti, in questo video vi voglio presentare il FIO E18 Kunlun, che è un convertitore digitale analogico per smartphone e computer, un amplificatore di cuffie e anche un caricabatterie sempre per smartphone. Questa è la confezione con la quale viene consegnato. E passiamo invece adesso all'unboxing vero e proprio. Nella confezione c'è questa scatola. Andandola ad aprire, noi abbiamo manuale di istruzioni in varie lingue, non però italiano. E poi abbiamo l'apparecchio vero e proprio che andiamo a vedere, poi vedremo meglio. Poi abbiamo questa sagoma in gomma e la scatola contenente vari accessori che pure vi faccio vedere. Allora, abbiamo garanzia, una custodia in neoprene ben fatta, dove possiamo ovviamente infilare il nostro riproduttore. Ecco qua. Ok. Poi abbiamo dei nastri che servono, sono degli elastici che servono per legare telefono e il convertitore, il FIO. Ci sono di varie dimensioni. E dei piedini in gomma da collegare sul fondo, mettiamoli qua. Poi abbiamo un cavo mini jack a 3,5, un cavo mini USB USB, un cavo coassiale, ve lo faccio, questi ve li faccio vedere perché è un po' più particolare, un cavo coassiale mini jack da 3,5 e due mini USB, mini USB. Ok, allora innanzitutto le dimensioni. Allora, stiamo parlando di un prodotto 130 x 14,6 e 130 x 66,2 14,6 lo spessore, peso 162 grammi, rapporto segnale disturbo 105 decibel, distorsione armonica 0,005% e potenza di uscita 280 mV a 32 ohm come uscita cuffia. Per darvi un'idea delle dimensioni, questo è un Sony Xperia Z1 Compact, quindi vedete che è esattamente identico. Possiamo anche sovrapporli, vedete praticamente gli stessi. Chiaramente sarà più spesso, perché abbiamo detto che è 14,6, il Sony è 9, mi pare. Per darvi un'altra dimostrazione delle dimensioni, questo invece è un Note 3, quindi vedete, insomma, la differenza è parecchia. A cosa servono le fasce? Semplicemente per creare un accoppiamento di questo tipo e quindi tenerli poi, senza che lo vada a fare, uniti. Ci sono ovviamente di varie dimensioni a seconda dello spessore che dobbiamo mettere insieme. Ora, venendo a noi, come funziona? Allora abbiamo una parte sul fondo, qui a destra abbiamo micro USB per la carica, che può essere fatta tramite un alimentatore a parete o tramite USB, uno switch che può essere cambiato di posizione a seconda delle funzioni che vogliamo dare a quest'altra presa mini USB, ovvero tutto sulla destra. Utilizzeremo i 3500 mAh della batteria interna per alimentare lo smartphone. Al centro servirà per utilizzare l'apparecchio come convertitore digitale analogico per smartphone o per computer.
Tutto a sinistra servirà quando lo vorremo collegare al PC. Quindi caricatore per smartphone, collegamento smartphone, collegamento PC, destra, centro, sinistra. Questa è l'uscita coassiale. Dall'altra parte abbiamo un tasto e l'entrata jack per le cuffie, e questo invece è un'entrata jack per entrata e uscita con altri apparecchi, ed erano i cavetti qua, i mini jack. Volume e accensione, questa rondella che vedete. Qui abbiamo due tasti, bassi, on off, e il guadagno, il gain, alto, basso. Infine, tre LED che indicano lo stato della batteria, basso, medio, alto, e un LED rosso che identifica l'accensione. Sostanzialmente, accendendolo, vedete, si accendono i tre LED e quello rosso di carica. A questo punto, prendendo ad esempio uno Z1 Compact, che andiamo ad aprire, possiamo collegare con il cavino qua e l'altro lo mettiamo qua indietro. A questo punto, eccolo qua. Che cosa succede? Ora, per l'ingresso USB del Compact non si può fare l'accoppiamento, come vedete il cavo è troppo corto. Se avessimo un altro telefono tipo il Note 3, invece l'accoppiamento sarebbe decisamente più favorevole. Scusatemi, dov'è? Eccolo qua. Molto più favorevole perché, ecco qua, vedete, si può accoppiare facilmente. Ok, a questo punto, fatto l'accoppiamento, cosa succede? Se il telefono ha la funzione USB OTG, il FIO verrà riconosciuto come convertitore digitale analogico esterno, quindi in sostanza eliminerà il convertitore interno allo smartphone e elaborerà il suono. Se invece il telefono non ha la funzione USB OTG, il FIO E18 Kunlun lavorerà soltanto come amplificatore di cuffie. A questo punto chiaramente permetterà la riproduzione di qualsiasi file sonoro. Semplicemente da Spotify, Deezer, dal Sony Walkman di Sony, PowerAmp, Player Pro, qualsiasi applicazione compatibile passerà attraverso il FIO e quindi chiaramente il suono verrà migliorato. Non ve lo posso far sentire ovviamente, vi dico che il miglioramento si sente, non è di quelli assolutamente clamorosi, però si sente. Sono anche ottimi questi due tastini, sono due regolazioni molto banali, bassi, accesi, spenti, guadagno, alto, basso, però possono effettivamente favorire il suono, magari usando ovviamente nei nostri smartphone dei file MP3. Se magari hanno una dinamica bassa, con il gain la si può aumentare. Idem se sono con bassi troppo deboli o eccessivamente esaltati, si possono di nuovo attenuare o esaltare con bass on-off. Che altro dire? La durata è di, mi pare, 12 ore come convertitore digitale analogico. I tempi di carica sono 4 ore con un alimentatore a parete, 10 ore se lo attacchiamo a una USB del computer. E essendo ovviamente anche un fornitore di energia per lo smartphone, consente di fatto di portare con sé una nuova batteria, come se fosse una nuova batteria. L'unica cosa è che non si può utilizzare contemporaneamente come fornitore di energia e come
riproduttore, quindi in sostanza o lo usiamo come convertitore digitale analogico o lo impegniamo come fonte per l'energia. Dimenticavo i tasti sul lato, sono i soliti che conosciamo, pausa, play, avanti e indietro. L'unica cosa un po' particolare è che il tasto play è messo tutto sulla destra, quando normalmente invece viene messo al centro. Quindi bisogna fare un attimo di abitudine al diverso posizionamento. Il case è in metallo, molto, molto ben fatto, ben lavorato, un alluminio, un metallo, alluminio un po' tipo satinato, questa pure dovrebbe essere alluminio, questa parte qui credo sia plastica. La rotellina, non so se la riuscite a vedere, è zigrinata, quindi c'ha anche un'ottima si prende bene. Le prestazioni migliori le ho ottenute regolando il volume dello smartphone a 2/3 del massimo possibile e lavorando poi con il volume del fio. In questo modo, diciamo, si riesce a non mandare in crisi lo smartphone e il suono alla fine diventa migliore. Chiaramente, essendo anche un amplificatore per le cuffie, anche il volume diventa molto molto alto, soprattutto se mettiamo al massimo il volume dello smartphone e al massimo il volume del fio E18 Kunlun. In questi casi potrebbe diventare anche talmente forte da non riuscire ad ascoltare senza avere proprio fastidio fisico alle orecchie. Si trova su eBay intorno ai 180 euro, il prezzo di listino dovrebbe essere di 2,50. Comunque 100, 180, 200 si trova sicuramente. Con questo ho concluso, alla prossima, ciao!